Simona, sì. Mi è venuta l'idea. Dove Dai. Portarti? Dove? A Monte Merano, in Maremma. Ascolta, c'è la Madonna della Gattaiola, che è un quadro che va visto e c'è una storia particolare. Poi c'è una chef fantastica, so, Valeria. Due stelle Michelin. Due stelle Michelin, e quindi bisogna andarla a salutare. E poi Monte Merano ha le mura fatte a forma di cuore. Allora mi ci devi portare. E via, andare. Questa volta mi ha lasciato senza parole. Piazza del Castello, non si sbaglia mai qui a Monte Merano. Cristina si è trasferita qui a vivere e adesso ci spiega perché. Sì, mi spiego perché. Dopo 20 anni che mia mamma abitava qui, mi ha detto: ma perché non provi ad aprire un'attività, la mia attività a Monte Merano? Io l'ho vista fiorente 20 anni fa, con artigiani, negozini deliziosi e anche decrescere negli anni. Per cui ho detto: ma sarà il caso, insomma, di provarci. Ci ho provato, ma mi sono sentita a casa immediatamente. Ti ha folgorato. Si vede il mare dalle finestre alte e questo basta. Simona, adesso tu vai con Troncausci. Io vado a parlare con Andrea. E non sai che storia ti racconterò? Vediamo, dai. Grazie Cristina. Prego. Ciao Cristina. Ciao. Guido, buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto il tuo soprannome è Troncausci, ma perché? Perché ero un po' vivace, un po'... Birbante. Qui ti sei innamorato. Innamorato, sposato e vivo ancora con l'Alba. Con l'Alba? E dove abitava Alba? Alba abitava in questo posto qui. Quindi immagino quanti ricordi romantici. Ce n'è abbastanza. Ma se io dovessi portare Benedetto a vedere un panorama romantico che richiami la bellezza del borgo, dove mi consigli di andare? Nella piazzetta della chiesa, dove c'è la Madonna della Gattaiola. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Senti, te sei un artigiano del legno, no? E hai costruito questi uccellini. Ci spieghi come sono nati, sono molto carini. E la bimba ha detto: babbo, cosa ci facciamo con questi scarti? Perché non ci facciamo degli uccellini? Basta fare un buco e esce fuori un uccellino. E nel periodo della chiusura abbiamo deciso di metterli per dare gioia ai paesani. Facciamo i taglieri di olivo e ogni tagliere escono fuori due uccellini. Adesso escono fuori due uccellini, prima usciva del legno per il fuoco. Quindi l'artista è tua figlia? È l'artista in casa della mia figlia, sì. Oh, e ciao Simona! Ti ritrovo qua, ti volevo fare una sorpresa nel posto più romantico e invece ti presento Marilena, storica dell'arte. Ciao. Buongiorno Marilena, storica dell'arte che ci può dire qualcosa sulla Gattaiola, giusto? La Madonna della Gattaiola. La Madonna del Gattaiola è diventata un po' l'emblema di Monte Merano, ma ha una storia un po' curiosa. Faceva parte di una, c'era un dittico, cioè due tavole, una con la Madonna Annunciata e una con l'Angelo Annunziante. Un parroco, sembra nell'Ottocento, ma non si è sicuri, l'ha usata come porta e quindi ha fatto il buco rotondo per far passare il suo gatto. E ancora in tempi recenti, negli anni 60 del Novecento, abbiamo trovato una foto in cui questa tavola è buttata lì vicino al letto, io penso, del parroco, così, senza neanche accorgersi del suo valore. Ringraziamo. Noi Simona dobbiamo cercare Pietrino. Hai ragione, l'ho perso di vista. Ritroviamo. Andiamo a cercarlo. Simona, lo sai che qui hanno girato una scena di Amadeus, il film di Forman sulla vita di Mozart? Infatti questo ormai è un set naturale, ogni vicolo, ogni piazza. C'era Pietrino che, ecco, ora ce lo facciamo raccontare, è arrivato. Ciao Pietrino. Ciao. E fu che venne questa grande truppa di decine di persone, sono stati qui due mesi o due mesi e mezzo per fare una scena di 20-30 secondi. È la scena della morte del padre di Salieri, il cinema secondi. È questo. Era una scusa per stare a Monte Merano. Però dopo ho riveduto il film, guardando, sapendo quando arrivava, avevo riveduto qualcosa. Guarda, ha veduto. Si sono goduti per 3 mesi questa bellezza. Grazie Pietrino. Prego. Noi adesso si va a fare un giro. Andiamo. Posso andare a pranzare? Te vai a pranzo, vai. Buon appetito. Valeria Piccini, la sua è una storia che parla di amore. Amore verso la Maremma, amore verso Monte Merano e la cucina. Per me il cibo è
veramente tutto. Vado a letto e penso di cibo, mi alzo e penso già al cibo, appena mangiato diciamo che si fa stasera da cena. Sono stata sicuramente la prima a interpretare la cucina sotto un altro aspetto, non lasciando mai la tradizione, non lasciando mai i sapori del territorio, però insomma siamo cresciuti soprattutto con la tecnica che è oggi alla portata di mano di tutti gli chef. Montemerano è un gioiello, un piccolo gioiello. Certo. Com'è viverci? Diciamo che abituati a vivere a Montemerano, andare in una città sembra di impazzire, no? Perché qui è tutto a prova d'uomo, cioè esci fuori, buongiorno, buonasera, trovi quella signora che è 40 anni che sta di fronte a te, ancora sembra di essere fuori, sembra di essere un altro mondo, insomma. A misura d'uomo. A misura d'uomo ancora, sì, veramente. È il momento di dare i nostri voti. Il primo però lo voglio dare a te, questa volta ti do un 10. 10? Mi ha portato il borgo a forma di cuore, romantico, quindi molto romantico, molto romantico. E quindi diamo 8 e 5? 8 e 5. Va benissimo. Questo è uno dei borghi più belli d'Italia. Poi c'è la Gattaiola. Solo per l'ingegno gli darei un 8 e mezzo. 8 e mezzo, 8. 8, 8, 8. Comunque è un bel quadro, una bella storia. E poi chiudiamo con Valeria, con la grande chef. Grandissima chef e legatissima a Montemerano, alla Maremma. Certo, ce la porta nel piatto. Esatto. Quindi diamo 9 e 5, perché 10... Perché bisogna sempre cercare di salire e cercare. Sarebbe d'accordo anche lei su 9 e 5, credo. L'incanto della dolcezza. Maremma fatta di carezze, di immagini pure dai colori pastello e dagli spazi che respirano insieme a te. Montemerano lassù. Il castello, quel cuore che disegna le sue mura, quei racconti di anime felici di narrarti la loro storia. Perdersi qui mentre le nuvole camminano verso il mare e partire, sapendo bene che tornerai. Montemerano è quella Maremma che ti rimette in equilibrio con te stesso. È quella canzone che carezza i pensieri, guardando uno skyline sempre uguale e sempre mutevole, se sai apprezzarne le sfumature. Montemerano è quel cuore che batte, ti prende per mano, ti seduce, non ti lascia più. È un desiderio martellante che quando riprendi la strada di casa ti dice: torna qua, fermati, rimani con me. Bene, vi ringraziamo per averci seguito nel nostro viaggio e vi ricordiamo... di iscriverci sui social, raccontateci i vostri borghi, invitateci e noi vi verremo a trovare. E via andare!